E adesso doverosamente vi parliamo di Samantha Curcio, che dopo questo post, si è lasciata ufficialmente, con Alessio Cennicola. Ovviamente dopo che la stessa aveva scelto lui dopo la fine del Trono di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ora insomma, la storia è abbastanza conosciuta in quanto ce ne stiamo occupando tutta la settimana a partire dal web. Quindi sapete benissimo di cosa stiamo trattando. Facciamo un attimo di riepilogo. Alessio Cennicola fotografo con un'altra non Samantha Curcio in discoteca. In un atteggiamento che poteva fare pensare, lui nega e se la prende con Deianira Marzano in un video. Lei nega dicendo anche lei che lui con le sue amiche si comporta in quella maniera, e quella era una sua amica. Ma smettono di seguirsi. Insomma qualcosa non torna. Questo in estrema sintesi quanto accaduto. In rete si cominciano a scrivere ricostruzioni divergenti più o meno fantasiose ma si capisce chiaramente che qualcosa non ha funzionato. Qualcosa non torna chiaramente? Insomma come vi ho già ripetuto se lei non credeva che lui che il motivo c'era di smettersi di seguire. Questa è la domanda che mi sono posta già la settimana scorsa. Alla fine domenica mattina Samantha Curcio sbotta e comincia a parlare chiaramente. Uomini e Donne Samantha Curcio annuncia che si è lasciata con Alessio Cennicola. È un lungo racconto, prendetevi il vostro tempo. Ve l'ho trascritto tutto. Sono le 5 del mattino, dell'undicesima notte in cui non riesco a dormire per l'angoscia che mi divora. Non avrei mai pensato di dover scrivere questo, e, invece, la vita è imprevedibile. Mi ero concessa di essere vulnerabile. Avevo avuto il coraggio di togliere il mio scudo e abbassare ogni difesa. E dopo questa prima introduzione sempre la stessa ex cronista di Maria De Filippi comincia ad entrare nel merito e aggiunge. Non riesco a stare in una relazione in cui manca il bacio del buongiorno e anche quello della buonanotte. Non riesco a stare in una relazione in cui manca il dialogo, in cui non ci sono abbracci o attenzioni di nessuna natura. E non riesco a rimanere se i pianti superano di gran lunga i sorrisi. Non riesco a stare ad aspettare. Perché credo che l'amore forte vada contro qualsiasi legge naturale. Credo annulli qualsiasi forma di orgoglio e di egoismo. E ancora Samantha Curcio, annunciando che lei e Alessio Cennicola si sono lasciati, aggiunge. Credo che due persone che si amano non possano fare a meno di stare insieme, anche nella tempesta. Non riesco ad essere diversa da quella che sono, né vorrei mai cambiarmi, solo migliorarmi per diventare una donna felice. E qui sembra proprio entrare nello specifico di quanto accaduto la stessa Samantha Curcio. Fin quando le discoteche saranno più importanti di me, io non saprò rimanere. Ho giudicato ed offeso la vita di Alessio. In un momento di forte rabbia, l'ho bloccato su qualsiasi tecnologia, presa dall'impulso, dal dolore, dalla disperazione. Ho detto cose che non pensavo pur di gridare aiuto, nel mio modo più sbagliato. E leggete bene cosa dice di quelle foto, cosa che oggettivamente la sottoscritta c'è rimasta. Quelle foto sono state una goccia in mezzo a un mare pieno di incomprensione, intolleranza, nervosismo, competizione, non amore. Siamo due persone totalmente opposte,
con trascorsi e modi di vivere troppo diversi. E sempre tornando a parlare di quelle foto aggiunge che da quelle foto io non ho mai più visto Alessio. Ci siamo presi del tempo per pensare. Stasera sono crollata in maniera irretroattiva. Ho messo una finta foto su Instagram, ripescata dall'archivio, per far sembrare che fossi uscita, per nascondere l'ennesima sera a casa, per cercare di difendermi, per fare quella che in amore fugge, per farsi amare. E la riflessione non può essere che veramente molto amare. A 30 anni è troppo patetico. Almeno a me stessa devo ammetterlo. Mi è stato chiesto di aspettare fino a lunedì, ma io non resistevo già dopo 2 ore. Non riesco a rimandare un confronto così importante, per così tanto tempo. Conclude il suo pensiero la stessa Samantha Curcio dicendo che ho sperato fino ad un minuto fa di salvare il mio amore. Solo ora capisco che l'amore per me stessa deve essere più forte dell'amore per un uomo, a meno che quell'uomo non sia nostro padre. Non mi va di scendere nei dettagli perché non mi fa sentire meglio screditare gli altri e perché io ad Alessio auguro ogni bene. Vi chiedo solo di avere rispetto di una donna innamorata che ha voluto sognare la sua favola. Non tutte le favole, però, hanno un lieto fine. Con immenso dolore, vostra Sam. Io la chiudo in questa maniera che oggettivamente, insomma, cosa altro aggiungere?